Allora, siamo con il dottor Bruno Cortese che oggi ci presenterà un amico. Di chi si tratta, dottor? Si tratta di Nino Lazzaro, un nostro concittadino nato qui a Santa Severina, appartenente alla famiglia Cancellieri. Un cittadino che ritorna dopo tanti anni qui a Santa Severina e ci dice un po' di come la trova Santa Severina dopo tanti anni. E io ho avuto il piacere di accogliere tutta la famiglia Cancellieri un po' di anni fa qui a Santa Severina, quando abbiamo intitolato un largo Cancellieri a questa famiglia, proprio nella zona dove loro abitavano, dove hanno il palazzo. E voglio ricordare una famiglia importante di Santa Severina che ha dato i lustri al vecchio medico condotto, anche a professionisti di questa nostra comunità, e quindi noi lo accogliamo sempre con grande piacere, anche con gioia, perché riteniamo di vivere con lui, con Antonella quando viene qui. Ecco, ricordi importanti per questa comunità. Ecco, a lui chiediamo come se la ricordava Santa Severina, come l'ha trovata, le emozioni che in lui questa comunità, questo paese suscita, ecco, sapendo che la madre era una cancelliera, insomma, chiediamo a lui che ricordi ha di questo paese. Grazie. Dottor Lazzaro, presentazione migliore non poteva farle il dottor Cortese. Una bellissima presentazione, è un affetto che ricambio. Io lo ricordo già 12 anni fa, come ci ospitò in questa comunità, ci aprì le porte veramente della città, il nostro orgoglio di appartenere per ramo di madre alla famiglia Cancellieri è stato grande ed è rimasto nei nostri cuori l'accoglienza con la quale siamo. Questa era la chiesa, sì, dove mia mamma veniva a fare il mese di maggio, sì, perché ancora c'era, perché non andava lì alla chiesa madre, a Santa, sì, Anastasia, perché il percorso era più lungo, siccome a quei tempi nonno Francesco le figlie femmine le teneva ben chiuse a casa, no? Sì, le faceva uscire. I ricordi più veri sono legati ai racconti di mia mamma, che era legatissima a Santa Severina. Lei c'era cresciuta, andò via sposa, e quindi ci tornava rare volte, ma sempre con le lacrime agli occhi, perché era affezionatissima a questa terra. Dicono che i Santa Severina sono molto orgogliosi del proprio paese. Era anche il caso di vostra mamma, immagino. Certo. Era legatissima poi ai ricordi del nonno. Era una famiglia che era radicata a Santa Severina. Nonno Francesco è stato un medico al quale hanno voluto bene tutti, tant'è che dopo tantissimi anni il sindaco ha voluto onorarne la memoria dedicandogli un largo che in quel palazzo che era per noi un labirinto pieno di granai, di magazzini, di studi, era un palazzo che per noi bambini quando capitavamo in vacanza era veramente la meraviglia. Avete fatto la vita a Latina? Io ho fatto una prima parte a Crotone fino ai 13 anni, il ginnasio l'ho fatto a Latina, il liceo a Latina, mi sono laureato a Bologna in medicina e poi ho esercitato a Latina fino a quest'anno ancora, dopodiché penso di recuperare un po' di tranquillità e di,
come dire, dedicarmi alle mie passioni che sono i libri. La vostra vita, le vostre viste a San Zeno sono state fino a un certo punto, diciamo, saltuarie. Poi 12 anni fa di dove avete visto? Siamo venuti, ho recuperato memorie e insieme ai cugini, perché poi mettere insieme i ricordi di tanti cugini è stato meraviglioso, perché siamo legatissimi, soprattutto la famiglia Cancellieri era soprattutto quella di Antonella, il ramo che faceva capo Aziolino, era stato sempre legato soprattutto con la mia di famiglia, con mia mamma e con mia zia Luigina, che adesso sono morti, e però noi ci frequentavamo, che loro abitavano a Roma e tra la linea e Roma la frequentazione era abituale. Quindi anche i discorsi ricadevano, diciamo, al 90% su Santa Severina. Le memorie legate a Santa Severina erano vivaci, perché i racconti... C'è qualche aneddoto di vostra mamma, per esempio? C'è un aneddoto che io raccontavo ieri al sindaco, che è pure recente, di una casa che nonno Francesco lasciò ad Altiglia, di cui non c'era memoria. La memoria è ritornata con l'esattoria, che reclamava dopo tanti anni il pagamento di arretrati, che questa casa, che nessuno dei figli aveva mai saputo esistesse. E quindi anche lì abbiamo intrecciato ricordi, e perché poi abbiamo recuperato la memoria che nonno Francesco andava a scavalco a esercitare la professione anche lì, e quindi ci si fermava per dormire, e quindi ci doveva essere sicuramente qualcuno che l'accudiva in quei giorni in cui rimaneva ad Altiglia. E quindi quelle memorie, quei ricordi, io con mia mamma spesso cercavo di carpire da lei qualche episodio che riguardava nonno Francesco, ma mamma sempre molto riservata sotto questo aspetto, non lasciava. Posso dire una cosina, perché sì, con qualche anziano ho parlato poi ieri e mi diceva probabilmente può essere legata al fatto che i Cancellieri, essendo venuti con il baracco a Santa Severina, probabilmente avevano un legame particolare con Altiglia, perché Altiglia diciamo, è una frazione che è nata proprio come insediamento dei baracco. Quindi può darsi che avessero ereditato con il baracco qualche abitazione lì ad Altiglia, sì, di cui poi si sono perse le tracce. Ecco, quindi diciamo, i Cancellieri e il baracco sono un tutt'uno, e insieme sono legati da questa frazione Altiglia. Tra i tanti Santa Severinesi che conosci, ce n'era anche uno che era il mulettiere della famiglia Cancellieri. Chi era? Era Antonio, che noi chiamavamo Antonio di Carolina, perché probabilmente era sposato, era con qualcuno che si chiamasse così, che aveva questo nome. E mi dicevate, quando voi siete andati fuori, lui... Quando noi siamo andati a Latina, lui ha chiesto se poteva venire a lavorare a Latina, e noi lo abbiamo aiutato ad inserirsi nel mondo dell'edilizia, e lui piano piano poi si è portato alla famiglia, che si è ramificata a Latina. Quindi i figli sono ancora lì? Io i figli li frequento abitualmente, ci incontriamo, mia moglie vede le figlie di Antonio abitualmente in chiesa, alla messa, e ci frequentiamo in tutte le ricorrenze, ci riconosciamo quasi come parenti, per cui abbiamo queste radici comuni. Sotto di legame originale. Tra i tanti di San Zeno che sono lì abbiamo la famiglia Pugliese, abbiamo anche il dottor Attilio, l'avvocato Attilio De Luca, e anche la sorella, che conoscete molto bene, mi dicevate, vero? Che mi ha dato il latte, dice lei, però il latte vero me l'ha dato la zia Tina, la mamma di Antonella Cancellieri, che frequenta abitualmente Santa Severina, e ne è orgogliosa e lo dice in tutta Italia, certo. E la mamma che in quel periodo aveva partorito mia cugina Gigliola, mi dava il latte che mancava alla mia mamma, per cui mamma di latte. Zia Tina era anche mamma di latte e Gigliola sorella di latte.
anticamente in estate, nel periodo in cui faceva caldo, a San Sinazio si soleva dire che si andava a cambiamento d'aria, a cambiamento d'aria alle serre. Ricordate qualcosa delle serre? Le serre ricordo la prima volta che ci andai, mi ci portò zio Lino, che era venuto a Crotone per ragioni della sua professione, era avvocato, sì. E si era fermato a pranzo a casa della sorella, quindi di mia mamma, e poi mi chiese se volevo andare con lui alle serre. E io ci venni e mi ricordo che la prima sera piansi che mi trovavo spaesato in un posto in cui non c'era luce, certo. Era un buio assoluto, perché doveva essere capitato una notte pure se con poche stelle, certo. Per cui mi ricordo mia zia Tina che mi consolava e poi invece ci sono stato tutto un mese magnificamente con i cugini, salendo e arrampicandomi sugli alberi da frutta, me lo ricordo, questi sono gli episodi che le serre è un luogo dove ho accompagnato anche Antonella un po' di anni fa, quando insomma anche lei voleva recuperare molta della memoria attraverso questa dimora nelle serre di Santa Severina. Ritornare dopo tanti anni, c'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente, dottore? Il battistero mi ha colpito, mi ha emozionato. Sapere di essere stato battezzato lì, dopo 75 anni di tornarci, è stata veramente un'emozione fortissima. Abbiamo dei tesori che vanno conservati e vanno sponsorizzati, giusto? Il vero tesoro di Santa Severina è la cultura. La cultura ed il turismo. È una città che io ho visto oggi essere bellissima, quindi è rinata rispetto ai ricordi che avevo di tanti anni fa. Era un paese, posso dire, sporco. Oggi è di una eleganza, ho girato l'Italia, la conosco, anche l'Europa. Paesi belli così, borghi così stupendi, ce ne sono pochissimi. Bisogna renderla sempre più vivibile e bisogna sollecitare le amministrazioni costantemente a rendere il turismo e la cultura i fari di attrazione per... E c'è anche un progetto, un gemellaggio. Ma con Nino abbiamo parlato di tante cose, ovviamente non solo delle emozioni che Santa Severina ha suscitato in lui, ma lui ha fatto politica a Latina e come tutti i politici in testa i progetti ci sono. E il progetto è quello di fare un gemellaggio con un castello altrettanto importante, anzi più visitato di quello di Santa Severina, che è il castello e il borgo di Sermoneta, un luogo fantastico da cui possiamo ricevere ispirazione anche per tanta nostra progettualità sul turismo, sulla cultura. Un castello è anche un giardino, il giardino di Ninfa, quindi diciamo un borgo, un giardino, un castello, una località importante dell'Italia con cui ci fa piacere, ecco, raccordarci e vivere insieme una progettualità. Speriamo di poterlo realizzare. Ecco, grazie a Nino per quest'idea che sicuramente abbracciamo. Ok, ringraziamo il dottor Cortese per averci presentato il dottor Lazzaro e ovviamente speriamo di vederla più spesso. Grazie. Verrò sempre più spesso adesso. Grazie. Grazie.